spiegato in maniera molto sintetica, provando a capire anche e a percepire un po' quello che è emerso questa sera. Mi pare di capire che, insomma, che tutti siamo consapevoli che la gestione pubblica va mantenuta, che una gestione pubblica al di là del cambiamento giuridico va mantenuta e quindi va perseguito anche l'obiettivo di non fare un default, che ovviamente provocherebbe delle ricadute sia sulle ditte che hanno fatto quei famosi lavori che sull'occupazione, cioè su quel famoso personale. C'è anche da dire in maniera molto chiara che però dobbiamo riindirizzare la società rispetto a quello che è la logica sia della pubblica amministrazione che dell'amministrazione privata, il pareggio di bilancio, che sembra una cosa talmente banale, cioè se spendiamo 20 deve entrare 20, se spendiamo 15 deve entrare 15. Questa è una logica. Questo nel documento che è l'indirizzo politico al nuovo CDA. Ormai io direi di accantonare anche, saranno politici, saranno tecnici, si sono depositati tre nomi di tre tecnici che sono usciti sui giornali, quindi ok, la stagione dei politici nel CDA, a chi piace e a chi non piace, ormai non macina più, perché ci sono tre tecnici, e personalmente noi, lasciateci rivendicare, e non intendo il sindaco di Ponte, ma un gruppo di sindaci, guarda caso, della nuova generazione, sto parlando di me, di Tecchiana, ma anche di altri sindaci con cui lavoriamo tutti i giorni, hanno cercato di nominare un ingegnere con quelle caratteristiche, dice il cittadino prima, uno che sia comunque indipendente dalla politica, che abbia una capacità di gestire la propria azienda e che abbia una professionalità nel campo del lavoro e della tecnica e che speriamo sia una scelta. Qui davanti è Rudy De Battista, ormai lo sanno tutti, quindi la mia personale fiducia è anche quella di questo gruppo di sindaci, oltre alla fiducia credo che abbia sulle spalle una grossa responsabilità, ma credo che anche su questa scelta, lo dico ai colleghi consiglieri, abbiamo voluto almeno il gruppo di sindaci che ha lavorato in questi mesi creare di fatto una discontinuità col passato, che mi sembra evidente rispetto al resto delle nomine, e comunque questo credo sia un valore aggiunto per la società. Poi è chiaro che avere dei tecnici all'interno del CDA ha un altro effetto positivo, che spesso dimenticavi, che se non funzionano i tecnici, come i direttori, come i segretari comunali, come le posizioni organizzative, si cambiano, lo dico guardandolo in faccia, nel senso che non dobbiamo più avere queste remore, perché c'è il mio collega seduto in consiglio di amministrazione di dire attenzione, no, come faccio a rimuovere il mio collega sindaco che è di capo. No, è un tecnico, ha un lavoro da fare, deve portare questi obiettivi, e negli obiettivi del pareggio di bilancio c'è tutto quello che avete detto questa sera, le spese di personale, guardarle fino in fondo, le spese sugli appalti, guardarle fino in fondo, tutto quello che fa un amministratore di una società. Dico cose ovvie e banali, ma che deve fare un buon amministratore che amministra in maniera cosciente una società, in questo caso pubblica. Una cosa però mi pare che sia chiara, che i sindaci devono riprendersi in mano la società e devono dimostrare la responsabilità rispetto a questa azione. È chiaro che c'è stato qualche difetto nella creazione di questa società e nel livello di controllo. Io non ho parlato e non ho parlo di sindaci perché il gruppo di lavoro che aveva il mandato erano 9 sindaci che dovevano lavorare al di sopra di GSP e al di sopra di ATO, perché se continuiamo a rimpallarci la responsabilità, io sindaco membro dell'assemblea del GSP e io sindaco membro dell'assemblea dell'ATO, e d'altronde questo dice la legge, non è che stiamo inventando, questa è la formula giuridica per avere l'acqua pubblica. Non ne andiamo fuori, quindi abbiamo detto dobbiamo insieme trovare le strade per, come dicevo, razionalizzazione dei costi e quindi contenimento dei costi. Abbiamo dato un obiettivo, abbiamo addirittura scritto un numerino, per non essere proprio banale, almeno 2 milioni di euro, perché secondo noi sono recuperabili. Dopodiché questo sta alla verifica del nuovo CDA, i 2 milioni derivano da una serie di analisi di bilancio che abbiamo fatto in questi 4 mesi. Quindi abbiamo detto non possiamo farla fallire, dobbiamo risanarla, dobbiamo ovviamente colmare il gap che c'è stato in questi anni, che è di 25 milioni di euro, la differenziale fra la tariffa che doveva essere e quella che non è.
Allora qui è venuto fuori il discorso della caparra, che non era l'unico, e era molto era un esempio. Infatti il capogruppo ha ben spiegato, e mi piace anche l'intervento di Broi, dice: è ovvio che va modulato a seconda del consumo, delle utenze, ma io dico, sentendo la riunione di questa sera e collegandomi alla responsabilità dei sindaci, io credo che i sindaci in prima persona, con le proprie amministrazioni, debbano fare il primo passo a questo punto, cioè mettere del loro per cercare di portare il primo mattone sul fronte del risanamento. Il primo mattone, dobbiamo essere molto chiari, può essere dato coi fondi extra bilancio. Ce ne sono due di fondi in questa provincia: il Brancher, che è finanziato, il Letta, che sembra essere finanziato. Io non vorrei smontare anche i sogni di tutti i cittadini, ma abbiamo fatto una delibera all'inizio dell'anno, in sede ATO ha deliberato e ha chiesto ai sindaci che hanno a disposizione il fondo Brancher di partecipare a questo fondo su progetti per la depurazione. Ci stavano dentro, con Brancher si era anche parlato, ci stavano dentro, sono finanziati, tre comuni hanno partecipato. Perché questo poi è il livello di responsabilità dei sindaci, non dico i nomi per dovere di cortesia, ma insomma sono usciti sul giornale, non è un problema neanche questo. Allora questo, oggi il gruppo di sindaci che ha lavorato sul bilancio ha detto: attenzione sindaco, tu adesso sei responsabile, dobbiamo colmare il vuoto, ogni fonte di finanziamento extra, dobbiamo valutare le priorità. È prioritario rifare la piazza o rifare il depuratore? Io credo la seconda a questo punto, no? Per abbassare il livello di indebitamento, quindi fare le opere necessarie senza che tutto ricada nella tariffa. Altro grande aspetto che stiamo elaborando in questi giorni anche con il consorzio, qui dividiamo GSP, società SPA che ha il servizio idrico integrato, consorzio BIM, è un consorzio di comuni che ha la sua origine negli anni 50 e che gestisce i sovraccanoni elettrici della provincia di Belluno, insomma il kilowatt che paga l'Enel, in sintesi 7 milioni di entrate all'anno, così iniziamo a dare qualche numero. Adesso bisogna decidere, fino ad oggi cosa ha fatto questo consorzio? Ha fatto la metallizzazione in provincia, ha fatto unico studenti quest'anno, sono soldi dei comuni che vengono gestiti in forma consortile. Ha fatto il contributo per gli asili paritari, 300.000 euro, abbiamo dato risorse che non dava più la regione, ha acquistato tutte le ambulanze per la Croce Rossa, soprattutto nelle zone. Io cito questi perché il futuro sarà dire nelle assemblee dei sindaci, siccome la torta è quella, per essere molto onesti, dobbiamo decidere quale fetta mettere e dove metterla. Sentendo la riunione di stasera, io non avrò difficoltà a dire che, siccome l'acqua è una priorità, deve avere un costo che è sopportabile dai cittadini, in qualche forma dovremo spostare partite di bilancio del consorzio, non so dirvi oggi quante, dal contributi, come dicevo prima, al finanziamento del servizio di idrico integrato. E su questo è una partita che abbiamo in mano come sindaci. Allora, giusto per fare qualche esempio e per capire che le riunioni come stasera possono contribuire a far capire. È chiaro però, e qui sono d'accordissimo, e lo dico sempre nei consigli comunali, mi sembra giusto ribadirlo, che qui stiamo parlando di risorse di esclusiva competenza del territorio della provincia. Io credo che questo, guardo soprattutto Adolfo, non basti più, perché qui ci stiamo risolvendo il problema del finanziamento di queste opere all'interno del territorio della provincia. Questo non basta più, perché questa provincia, come è fatta, non può sopportare, e questo dovremmo scriverlo da qualche parte, visto che su questo siamo tutti d'accordo, per fortuna almeno su questo, non possiamo più sopportare il fatto che questa provincia montana, in cui vivere costa di più, debba accollarsi sempre e comunque, a dispetto dei vicini, lo dico perché ormai è risaputo che il confronto è talmente fuori da qualsiasi sentimento, sto parlando delle province a statuto speciale, beh, così sono stato ancora più chiaro, che non è più sopportabile. E quindi noi abbiamo bisogno di una fiscalità generale per il fatto che viviamo in montagna, che paghi anche parte degli investimenti del servizio idrico delle fognature. Perché se qualcuno della pianura vuole venire in ferie in provincia di Belluno, pretende i laghi e i fiumi puliti,
puliti, giustamente, ma deve essere altrettanto consapevole che questi laghi e questi fiumi puliti non possono stare sulle spalle dei 200.000 poveri bellunesi. Allora, ho detto una parte di programma politico. Io credo che il nuovo consiglio di amministrazione avrà dei paletti molto rigidi rispetto al passato su cui operare. L'avete visto? Abbiamo dettato delle linee operative molto precise rispetto al risanamento e al contenimento dei costi. D'altra parte, io credo che una riflessione, anche grazie, diciamo, alle tante polemiche giornalistiche da una parte e dei social network che aiutano comunque le decisioni, io non le vedo mai come un aspetto negativo, aiuteranno i sindaci a decidere che probabilmente dovranno mettere qualcosa di loro, siano essi dai bilanci dei comuni o dai bilanci del consorzio o comunque da questi fondi. D'altra parte spero facciano capire a quei fortunati sindaci che hanno dei fondi speciali che la priorità è il servizio idrico integrato, e soprattutto deve continuare una protesta forte perché questa provincia, ripeto, con queste dimensioni e queste caratteristiche dei servizi fa fatica a sostenerli, perché non è un problema solo di servizio idrico, perché domani avremo le corriere di Dolomiti Bus, no? E domani l'altro avremo le scuole che chiuderanno e ci sarà tutto un susseguirsi di servizi che in montagna costano di più, quindi dall'acqua dobbiamo aprire di nuovo questo fronte. Due risposte precise: da un anno e mezzo BIM GSP non fa più sponsorizzazioni, perché abbiamo fatto una delibera, mi hanno chiesto, per rispondere alle domande puntuali, abbiamo fatto una delibera per dire BIM GSP al servizio in-house, non ha concorrenza, non serve che sponsorizzi, quindi per dire che abbiamo. Da un anno e mezzo abbiamo bloccato il piano degli investimenti anche, non è che non abbiamo fatto niente nell'ultimo anno e mezzo, abbiamo detto fermati un attimo, prima vediamo i conti. Su Asco Trade, domanda precisa, stiamo ragionando per capire quanto, e c'è scritto nel punto, quando diciamo valorizzare le partecipazioni in, vuol dire vedere se è più conveniente di smettere o tenere, perché poi le partecipazioni le hanno anche utili a fine anno, Quindi stiamo cercando di capire se, esattamente come ha chiesto, se è più conveniente dismetterle per un valore che, come sapete, è abbastanza sostanziale, perché stiamo parlando di dai 10 ai 12 milioni di euro, quindi non poco, oppure tenerle per percepire i dividendi. Quindi è una questione strettamente legata alla finanza. I dividendi fino adesso chi è che li ha presi? Sono andati dentro il bilancio di GSP. Ma come mai tutti si debiti qua allora? Quando si sono gli stipendi, poi dopo alla fine, dopo, voi insomma. Quindi, qualche risposta crediamo di iniziare a darla anche dalla riunione di questa sera. È chiaro che non finisce qui, Io spero solo, e quindi ringrazio anche il comitato del referendum che ci ha dato anche l'occasione, lo stimolo per convocare, io spero che tutti i colleghi riescano ad avere il coraggio per organizzare queste riunioni, che sono sempre rischiose, perché qualcuno dei miei colleghi mi ha telefonato per dirmi se noi a Ponte siamo matti, per essere molto chiari, ma io credo invece che questo serva anche a riportare nel territorio la politica e a cercare di riuscire ad avere una visione al di là delle stanze in cui ci troviamo troppo spesso da soli. Quindi questo io ringrazio il comitato, ma ringrazio soprattutto anche tutti i presenti che hanno avuto questa pazienza di stare qui a discutere di queste questioni, dicendo poi a tutti i presenti che se domani gli viene un'idea intelligente rispetto al servizio idrico integrato, le porte del Comune di Ponte sono sempre aperte e non siamo sicuramente gelosi di fare scelte da soli, ma crediamo che la condivisione e il contributo di tutti sia l'unico sistema per uscire da questa crisi, come da tutte le altre, perché purtroppo i sindaci oggi sono molto più impegnati a risanare e a mettere toppe a problemi di bilancio in tanti ambiti che non a fare politica di prospettiva, e questo credo sia sotto gli occhi di tutti. Vi ringrazio veramente per tutta la collaborazione e io sono sempre qui se